primo piano le notizie di oggi. Il presidente delle Marche, Francesco Acquaroli, firma l'ordinanza antiassembramento, mascherina sempre obbligatoria e divieto di consumare cibi e bevande all'aperto dalle ore 16 nelle scuole elementari e medie, stop alla ginnastica, al chiuso e alle lezioni di canto. Nelle Marche cala il numero di ricoveri ma aumentano i contagi in provincia di Pesaro Urbino, sono 11 le vittime legate al Covid, oltre 14.000 gli isolati in casa. Verso il via libera di test sierologici in farmacia, c'è attesa anche per i tamponi rapidi dai medici di base. Il Covid rallenta il settore della pesca, in calo i consumi fino al 50%. Infiltrazioni mafiose in una ditta pesarese che faceva affari d'oro con la sanificazione, 4 indagati, azienda sequestrata dalla Guardia di Finanza. I legali di Sgarbi e di Umberto Carriera presentano ricorso contro i DPCM del Premier Conte, per gli avvocati è stata violata la Costituzione. Temporali, vento forte, prima neve sull'Appennino è in arrivo, nelle Marche una breve ondata di maltempo con un calo di temperature anche di 10 gradi. Buonasera e bentornati sul canale 17, lo avete sentito dai titoli, il governatore Francesco Acquaroli ha firmato l'ordinanza contro gli assembramenti nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Il provvedimento entrerà in vigore da sabato e potrà essere modificato in base all'andamento dell'epidemia. Vediamo i dettagli nel servizio di apertura di Filippo Pucci. Entrerà in vigore sabato 21 novembre l'ordinanza antiassembramento firmata oggi dal presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Il provvedimento stabilisce l'obbligo di indossare la mascherina al di fuori dell'abitazione, ad eccezione dei bambini di età inferiore ai 6 anni, di chi svolge attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei dispositivi di protezione. Si dovranno evitare le feste in casa, mentre nelle scuole elementari e medie sono sospese le lezioni di canto, di strumenti a fiato e di educazione fisica al chiuso, se non è possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno 2 metri. Disposizioni previste anche per il commercio. I clienti devono rimanere il tempo necessario per l'acquisto delle merci. Dopo le 16 è vietata la consumazione di alimenti e bevande all'aperto su aree pubbliche o private aperte. In ogni caso non è consentita la consumazione sul posto e nelle adiacenze delle attività. Inoltre gli esercenti delle grandi e medie strutture di vendita dovranno garantire gli accessi contingentati tenuto conto delle dimensioni dei locali. Alcune novità sono previste anche per il mercato cittadino all'aperto, dove i clienti potranno recarsi al banco uno alla volta, mentre i distributori automatici di alimenti confezionati e bevande potranno rimanere aperti dalle 5 alle 22, a condizione che si osservi il divieto di assembramento e la sanificazione degli ambienti almeno 2 volte al giorno. Infine, la vendita da asporto è consentita anche senza prenotazione, ma è fortemente raccomandata la vendita con consegna a domicilio. L'ordinanza potrà essere modificata o revocata in base all'andamento della situazione epidemiologica e dell'indice di contagio RT. E sono 6 i decessi legati al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore nelle Marche, ai quali però ne vanno aggiunti altri 5 avvenuti nei giorni scorsi, per i quali è stata definitivamente accertata la diagnosi di Covid. Le vittime sono 5 uomini e 6 donne di età compresa tra i 66 e i 92 anni, tutti con patologie pregresse. Nessun decesso in provincia di Pesaro Urbino. Il Servizio Sanità della Regione fa sapere che i positivi rilevati nell'ultima giornata sono 667. Su circa 2.200 tamponi testati nel percorso 9 diagnosi. Il maggior numero di casi, 213, è in provincia di Ancona, seguita da quella di Pesaro Urbino con 168, Macerata con 152, Fermo con 78, Ascoli Piceno con 51, oltre a 5 casi da fuori regione. I soggetti sintomatici sono 110, i ricoveri invece sono scesi a 604, meno 2 rispetto a ieri. C'è un paziente in meno in terapia intensiva per un totale di 78, mentre i degenti in semi-intensiva passano da 136 a 139, più 3 nelle ultime 24 ore. E dalla Regione si attende il via libera per i test rapidi nelle farmacie. Questa mattina ne abbiamo parlato insieme al dottor Massimo Vannucci.
Sulla falsa riga dell'attività avviata ormai da settimane in Emilia-Romagna procede l'iter per giungere anche nelle Marche a un accordo per eseguire i test sierologici rapidi in farmacia. L'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini si è già confrontato con le associazioni di riferimento per arrivare a un'intesa, ma manca ancora il via libera definitivo. Dal progetto hanno chiesto di non essere escluse anche le parafarmacie, i cosiddetti pungidito, che cercano gli anticorpi nel sangue, permetterebbero di alleggerire il sistema sanitario, evitando che tante persone finiscano per riversarsi nei pronto soccorso o negli ambulatori dei medici di famiglia. A spiegarci i vantaggi e il funzionamento è il dottor Massimo Vannucci. Ce n'è un esempio di questa cassetta così chiamata, dove si fa un prelievo come per un'analisi della glicemia, perciò pungidito, una goccia di sangue in questa posizione, in quella fessurina lì, sì. E poi viene poi fuori reagente, sì. E poi si aspettano 10 minuti, perciò il test è molto rapido. E poi ci sono delle barrette, intanto uno ci dice se il test è fatto bene, perciò se la quantità di sangue è sufficiente, okay. E ci dice se il test è valido. Poi dopo 10 minuti abbiamo i risultati, e i risultati sono IgM, IgG. Se vengono rilevate le IgM, l'infezione recente, visto che si tratta di anticorpi che si manifestano entro 5-6 giorni dai primi sintomi. Nella seconda ipotesi, spiega Vannucci, gli anticorpi IgG compaiono dopo circa 14-15 giorni e permangono a lungo anche quando il paziente è guarito. Il tasso di attendibilità è superiore al 90%. A chi sono rivolti? Quali categorie? Quelle più a rischio oppure a tutti? Allora, nella Emilia Romagna i test sono stati fatti agli studenti e ai familiari degli studenti conviventi. Docenti compresi? I docenti qua l'abbiamo già fatto. Si è fatto lo screening degli docenti con questi test dai medici di base. Perciò noi l'abbiamo già fatto. Questo serve soprattutto per fare uno screening, per fare una ricerca, anche per vedere poi chi l'ha avuto o magari chi è in corso di un'infezione. In quest'ultimo caso il cittadino viene preso in carico dall'ASUR per eseguire un tampone molecolare, fermando così l'eventuale diffusione del virus. Il prezzo dei test rapidi, prosegue Vannucci, si aggira intorno ai 20 euro ed è uno strumento utile per contribuire alla fase di tracciamento. Ecco, il tampone rimane sempre la più attendibile, soluzione. Più affidabile. Sì, speriamo di avere questi tamponi rapidi, che dovrebbero farli i medici di base, e magari poi vedremo anche allargare la fascia anche sì, alle perché farmacie. Nel Lazio c'è già questo esperimento con i tamponi rapidi nelle farmacie. E i tamponi rapidi dai prossimi giorni potranno essere effettuati anche dai medici di base. Il servizio di Letizia Marchionni. I medici di base della provincia di Pesaro Urbino si stanno mobilitando per effettuare i test antigenici rapidi ai propri pazienti. Ad annunciarlo è stato Dario Bartolucci, segretario provinciale della FIMG, Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, in una lunga intervista rilasciata al direttore Marco Ferri questa mattina, ed ha affermato che il sindacato ha dato la propria disponibilità a livello nazionale, ribadendo l'accordo anche a livello regionale. I medici di famiglia, se muniti di ambulatorio ritenuto idoneo con un'entrata ed un'uscita separate, in modo tale da evitare il più possibile il contatto tra persone, potranno quindi effettuare tamponi su appuntamento, seppur in orari diversi da quelli destinati alle visite ordinarie. Chi invece non ha un proprio ambulatorio o una struttura con due diversi ingressi, avrà a disposizione, spiega Bartolucci, locali forniti dalla ASL. A Pesaro, ad esempio, la struttura individuata è la sede della Guardia Medica. A Fano, invece, i tamponi saranno fatti al CODMA. La procedura è già stata attivata ieri ed i medici che hanno dato la propria disponibilità saranno riforniti nei prossimi giorni di test antigenici e riceveranno una istruzione base sul come effettuare i tamponi, che però sono riservati ad una determinata fascia di persone. Primariamente ai contatti asintomatici di un positivo, quindi per esempio se c'è in una famiglia una persona che ha fatto il tampone ed è risultata positiva e tutti i suoi familiari che non hanno sintomi possono usufruire di questo servizio, oppure
nel caso in cui ci sia una persona che è in isolamento da 10 giorni, che anche questa è asintomatica, può essere liberato facendo un tampone chiaramente che risulti negativo. L'ultima possibilità è quella che il medico di medicina generale può autonomamente chiedere, cioè far fare un tampone a un suo paziente che ritiene di poter fare una diagnosi abbastanza precoce. I dati, continua Bartolucci, dovranno essere inseriti in un sito apposito, che però al momento non risulta ancora attivo. I medici dovranno quindi inviare una mail al servizio Igiene e Sanità Pubblica, annotando il numero dei positivi e dei negativi. Problematico, dice Bartolucci, rimane per i dottori utilizzare il sito di ASUR, sempre bloccato ed intasato dai troppi accessi. In questo modo, continua, non riusciamo a monitorare la situazione, capendo ad esempio chi è in quarantena e chi no. Il nostro lavoro è cambiato completamente, dice, dalle visite su appuntamento al modo di seguire i pazienti, che ora avviene principalmente per telefono e via mail. In molti ci chiamano preoccupati per avere risultati che non sappiamo dare a causa del blocco del sito. Un mutamento radicale che spaventa molti medici di base, i quali tendono a scomparire nel nulla, lasciando soli i propri pazienti. Ci sono tantissimi esempi positivi e non dobbiamo, dobbiamo ricordarci che sono morti più di 180 medici. Ma tra questi 180 la grande maggioranza sono medici di medicina generale, quindi il nostro contributo alla causa l'abbiamo dato. E sono stati stabiliti i criteri per l'assegnazione dei 3.000 saturimetri che il Comune di Pesaro ha deciso di regalare alle famiglie con over 65 disabili gravi. Chi ha bisogno di questo strumento, spiega il sindaco Ricci, potrà fare domanda da mercoledì 25 novembre a mercoledì 2 dicembre sul sito del Comune oppure ad un numero verde che verrà comunicato martedì prossimo. Nel caso in cui le domande fossero più di 3.000, verrà data priorità alle famiglie con il reddito più basso, a chi paga l'affitto e agli anziani che vivono soli. E il Covid non ha risparmiato il settore ittico locale, che a causa dei divieti di spostamento e delle chiusure dei ristoranti ha provocato un forte calo di consumo del pesce. Con il crollo delle richieste da parte della ristorazione, i limiti agli spostamenti tra comuni e regioni è diminuita la domanda di pesce fresco. A lanciare l'allarme durante il lockdown della scorsa primavera era stata Coldiretti Impresa Pesca dopo il blocco dell'intera attività della marineria. Ora, con il passaggio delle Marche a zona arancione, si registra un altro forte calo dei consumi, un fattore che a cascata si ripercuote su tutta la filiera, comprese le pescherie e i mercati ittici all'ingrosso. Il professor Corrado Piccinetti, direttore di biologia marina, ha confermato la difficoltà del settore. Il pesce in mare non è diminuito, continua ad esserci, c'è i suoi cicli biologici normali e continua a essere come al solito. Solo che c'è una variazione nel consumo, c'è tutta la ristorazione che non funziona, non può comprare più il pesce e di conseguenza alcune specie che sono le più utilizzate dalla ristorazione, che sono i pesci più cari, quelli che non vengono più comprati, quindi c'è un diminuzione notevole, qualche volta anche fino al 50% di quello che è la vendita del pesce. Beh, 50% è un calo importante. Ma molto importante. Ecco che allora i pescatori, non riuscendo più a vendere il pesce, vanno di meno in mare. Invece di andarci 4 giorni, ce ne vanno 3, ce ne vanno 2, ce ne vanno il tempo necessario per poter vendere il pesce. Però evidentemente questo comporta anche una diminuzione dei loro guadagni. Il ricavo lo devono fare con 2 giorni di pesca invece che con 4. Questo crea tutta una serie di problemi che sono la distorsione del mercato. La pesca, proseguito l'esperto, è diminuita non solo a Fano ma in tutta Italia ed è stato dismesso più di un terzo della flotta. D'altra parte il Covid ha imposto anche nuove modalità di lavoro, a partire dal distanziamento tra i marinai, facilmente garantito dalle dimensioni delle barche. Questa mattina Paolo e Filippo ci hanno raccontato in che modo sta procedendo la loro attività, confermando che tra i pescatori non ci sono stati contagi da coronavirus. Se c'è la richiesta noi andiamo in mare sempre, perché se andate i permessi anche per il sabato e la domenica, ma se la richiesta c'è andiamo, altrimenti al posto di fare 4 giorni abbiamo deciso di fare 3 giorni, è inutile che portiamo il pesce che poi dopo non lo pagano, anche perché è difficile anche per i pescivendoli, perché se non vendi, capito, pesce e poi tutto l'indotto che ne risente. A quante persone dà lavoro?
Abbiamo due pescherecci, poi c'è la vongolare, 15-20 persone, 25. 25 circa, sì. Quindi insomma tante famiglie che vivono di questo. Sì. Anche lei è uscito in mare la notte scorsa, Filippo? Sì, sì, siamo usciti. Il prodotto c'è, perché tanto c'è, però tutta roba di che ultimamente non va. Vi preoccupa questa situazione? Un po' sì. Giustamente dicevamo anche prima, c'è chi sta peggio, però andando avanti in questo modo. Sì, quello che mette paura, hai capito, non è tanto, cioè il problema è che c'è un'altra gente, dopo si riversa su di noi, esatto. Male peschiamo, capito? Riesce a pagare le spese, pagare gli operai, cioè, capito, non è. Però se continua ancora così, capito? Butti via un sacco di pesce. Sto coronavirus è stato proprio un buon affare. Una delle frasi intercettate dalla Guardia di Finanza di Rimini è pronunciata dal gestore di un'azienda con sede a Pesaro operante nel settore delle sanificazioni anti-Covid-19. L'uomo è indagato insieme ad altre 3 persone per intestazione fittizia. Quando col primo lockdown la sua società, intestata a un prestanome, era decollata nei fatturati, sono scattate le verifiche che oggi hanno portato i militari delle Fiamme Gialle ad eseguire il sequestro della ditta. Diverse le perquisizioni a Pesaro, Rimini e Trento. E adesso il meteo, perché nelle Marche è in arrivo una breve ondata di maltempo con freddo ma anche vento e neve sull'Appennino. Dovremmo essere in collegamento con Francesco Cangiotti di geometeo.it. Cangiotti, buonasera. Possiamo dire che è un primo assaggio dell'inverno? Sì, buonasera. Sì, esatto. Nelle prossime ore arriverà questo fronte freddo di aria artica che appunto velocemente scivolerà nella giornata di domani sul nostro territorio. Quindi già dal mattino, dalle prime ore del mattino, ritroveremo delle precipitazioni via via diffuse un po' su tutto il nostro territorio, e queste precipitazioni appunto saranno accompagnate da venti a tratti anche intensi dai quadranti nord-orientali e soprattutto anche da un calo delle temperature che appunto nel corso della mattinata permetterà ai fenomeni di assumere carattere nevoso sulle zone appenniniche, inizialmente oltre 1200-1300 metri, poi nel corso del tardo pomeriggio e sera, soprattutto sui sibillini, la quota neve tenderà ulteriormente ad abbassarsi, portandosi attorno agli 800-1000 metri. Il peggioramento, come dicevamo, sarà comunque abbastanza veloce, infatti già dal pomeriggio sera si faranno strada delle schiarite via via più ampie a partire da nord, in vista poi di un fine settimana, soprattutto della giornata di domenica, quando ritornerà il bel tempo, ma con temperature che soprattutto nelle ore notturne si manterranno di stampo invernale. Grazie a Francesco Cangiotti di geometeo.it e noi andiamo avanti con il nostro giornale. Torniamo a parlare di Umberto Carriera, perché oggi gli avvocati dei ristoratori insieme ai legali di Vittorio Sgarbi hanno depositato un ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale contro tutti i DPCM del Premier Conte. Siamo i primi a farlo, ha detto Carriera, che ha annunciato la nascita dell'associazione chiamata Adesso Basta, Niente Paura, che tutela gratuitamente i cittadini. Oggi è un giorno molto importante, ha dichiarato il ristoratore, che nelle scuole forse settimane aveva organizzato proteste e cene provocazioni contro i DPCM del governo. L'avevamo promesso e l'abbiamo fatto, ha proseguito. La cena del 6 novembre a Fanno con l'onorevole Sgarbi era dedicata alla decisione di una iniziativa giudiziale che reputo di grande importanza. Infatti il critico d'arte ha dato incarico ai difensori di presentare un ricorso per conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale. Il ricorso, che sarà presentato entro la settimana, denuncia le violazioni della Costituzione, afferma Carriera. Sgarbi ritiene che i provvedimenti legislativi comportino una grave lesione dei diritti e delle libertà fondamentali come il lavoro, la libertà personale, la libertà di circolazione e quella di impresa. Cambiamo argomento. L'orario di chiusura della caserma Paolini verrà esteso fino alle ore 24. Lo ha deliberato questa mattina la giunta comunale di Fano. A partire dal 1 gennaio 2021 la struttura sarà attiva dalle 7 del mattino fino alla mezzanotte tutti i giorni della settimana, domenica compresa. L'estensione dell'orario andrà a beneficio del commercio ma anche a sostegno dei residenti della zona. E adesso apriamo l'album, il grande album di Fano TV, per fare gli auguri ad Anna Canestrari e Nino Leonardi, che ieri hanno festeggiato 65 anni di matrimonio. Nozze di pietra per questa coppia residente a Fano, che si sposò il 18 novembre 1956 nella chiesa di Sant'Arcangelo, dopo essersi conosciuti, pensate, all'età di 15 anni.
E le congratulazioni questa sera anche a due neolaureate in educazione professionale con 110 e lode. Le vedete in foto, sono Elisabetta Alimenti e Federica Barattini di Fano, due amiche che avrebbero voluto coronare questo traguardo insieme, ma che a causa della pandemia hanno potuto festeggiare solamente tramite una videochiamata. Congratulazioni anche a loro e vi annuncio invece che l'ospite di Primo Cittadino di lunedì prossimo sarà il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli. Vedete qua tutti i recapiti. Tra poco invece andrà in onda uno speciale sulla presentazione di un mercatino di Natale e poi un nuovo appuntamento con il programma Esplorare i confini. Il titolo della puntata è Gianni Rodari e la musica. Quindi buona serata con i programmi di Fano TV, arrivederci a domani.